Ciao! Allora, quest'oggi vi porto qualcosa di veramente particolare. Beh, l'avete già letto dal titolo. Ok, potete vederla qua. Ok, allora, premessa, io volevo questa bambola da anni. Sì, anni. La stavo cercando da non so quanto tempo, perché lo sapete, penso, a me piacciono le bambole che siano il più accurate possibili rispetto a come sono i personaggi nel film. Quindi io volevo avere la bambola di Merida uscita. Quella col film, proprio la prima. E quindi cercavo, su eBay la sparavano prezzi folli, anche 80-90 euro deboxata, 120 col box, cioè tipo anche adesso. Aspettate, diamo un'occhiata a quanto. €110 boxata. Oh mio Dio, pazzi. Ah, quella è quella che arriva con un prezzo più simile a quello che ho pagato io. Che poi vi dico anche da chi l'ho presa, perché è stata una cosa fantastica. Nuda, €32. Bello, deboxato ovviamente. E poi. Ah, c'è anche una qui, Elinor. Cioè, solo €104. Bello per la regina. Fantastico. Vabbè, comunque, i prezzi sono quelli. Vabbè, ok. Tanto chiudiamo così vi faccio vedere. Ah, beh, giusto, dove l'ho presa? Allora, l'ho presa su Vinted dopo che un ragazzo mi aveva avvisato. Ragazzo? Penso sia un ragazzo. Aspettate, che c'ho il dubbio adesso. Aspettate un attimo. Dov'è? Che è un po' più in giù, credo. Ah, sì, un ragazzo. Che fa parte di un gruppo Telegram, mi aveva detto: guarda che c'è la bambola di Merida, prima edizione, su, aspettate, vi dico, so che cercavi la Merida Disney Store, la prima, a €40, su Vinted. L'annuncio era di Elisa, cioè Ari's Chest. Vi metterò il link in descrizione del suo negozio Vinted, così date un'occhiata a diverse cosine in vendita, anche delle belle chicche. E la seconda, anzi no, in realtà la terza, perché ho preso anche la coppia di Rapunzel e Eugene, che vi ho fatto anche vedere in un video comparativo, magari lo linko, linko anche quello qua. Qua da qualche parte, da questa credo, di era, vabbè. Comunque, che volevo dire? Mi sono fiondata subito a prenderla perché cavolo, €40, prima edizione deboxata, però lo stesso, cioè nel senso va benissimo, tanto io comunque l'avrei deboxata. Ecco, ed è qua. Eccola qua. Cioè. Allora, intanto tiriamo fuori la freccia, vi faccio vedere la freccia così la tiriamo fuori dalle scatole. La freccia che ha una punta, cioè tipo va bene, ok, questa non si impianta da nessuna parte, ma va bene, è lunghissima, infatti, vedete, sta così dentro la faretra. Aspettate che tolgo anche l'arco, così vi faccio vedere anche quello prima di farvi vedere la bambola. L'arco che è così, con una corda vera,
bellissima. Qui ha una nappina, come vedete, aspettate che ingrandisco, che così si vede meglio. E da questa invece, così, vedete, dai metti fuoco, non so se si riesce a vedere, c'è il simbolo, o no? No, è una cosa tipo spirale, non credo sia il simbolo del suo clan, che è. Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo. Vabbè, comunque, allora. Lei è un po' spettinata. Vabbè, dopo magari le sistemerò i capelli, glieli laverò e le rifarò i boccoli perché non è proprio. Aspettate. In teoria dovrebbe essere così, no? Vedete? Così. Un po' più ricci, sì. Allora, qui praticamente le manca il parabraccio che poi vi farò vedere, però qui c'è questa immagine, aspettate, questa, vedete? Questa qui, dove vedete? Qui ce l'ha, che è quella, è la scena dove c'è lei che cavalca in mezzo alla foresta e tira i bersagli. Sì, il resto è tutto giusto, penso anche le scarpe, anche se in realtà non si vedono, quindi vabbè. Allora, comunque, ha questi capelli tutti selvaggi che però glieli laverò e gli farò di nuovo i boccoli perché questi qua sono proprio sformati, cioè nel senso, ok, è molto selvaggia, ma nel senso, questi sono carini, questi che ha qui sono carini. Penso che glieli laverò anche questi però. Poi il viso, oh mamma, c'ha le orecchie giganti, è bellissima. Ha il suo sorrisino un po' sarcastico, ha le lentiggini, dai, mettiti a fuoco. Gli occhi, sì, dai, sono abbastanza somiglianti, hanno una specie di. Non lo so, cioè dovrebbero essere tipo così, vedete? Vabbè, azzurri, tutti azzurri, mentre qui hanno, che però non mi piacciono anche perché guardano in avanti, quindi va bene. Vedete che qui, dai, cavolo, mettiti a fuoco sulla sua faccia, oh, non sulla mia. Vedete che hanno una specie di cosa gialla, marroncina qua intorno alla pupilla, vabbè. Comunque. Poi. Oh, che bello. Poi lei indossa il mantello. Il mantello, ha il mantello. Ha il mantello, che è di questa stoffa tipo. Non so come definirla, sembra tipo pile. Pile fino, qualcosa del genere. Comunque bellissimo e qui ha proprio il medaglione con il simbolo del suo clan che ora non ricordo, magari ve lo scriverò da qualche parte. Adesso lo tolgo che così si può togliere. Sì, oh mio Dio. Sì, però. Ok. Allora. Bene, vedete? Ha il cappuccio e poi c'è il mantello che è proprio giusto. Bello, bello.
Poi ha qui la faretra che si può rimuovere perché è agganciata. Penso che gliela rimuoverò perché poi la spoglierò perché vi voglio far vedere com'è il corpo. Perché il Disney Store non fa più corpi così. M'ero detta, non farò la recensione. Ma poi ho visto una cosa che mi ha fatto cambiare idea. Che ho detto, ah, interessante, interessante questa cosa. Molto interessante. Allora, la faretra fatta così, c'ha la cintura, qui c'è un gancio, vedete, che si può rimuovere, è fermata con un elastico, Elisa gli ha lasciato sull'elastico perché giustamente che così almeno rimaneva su. Qui invece è fissata, cioè non si muove, non è libera, cioè non è un anello vero, questo è proprio un pezzo unico. Qui ci sono questi pattern così, qua in fondo fatto così, e poi qua dentro ci sta la singola freccia. Poi lei indossa il vestito, che vediamo un po' se è. È uguale. Sì, comunque credo che abbia il collettino così dorato con la spaccatura, poi ha queste questa cosa qua, sempre questa cosa dorata e anche qui, vedete? E su questa mano ha anche il proteggi braccio, che praticamente è quello che si usa, non così, però simile, per quando uno poi tira con l'arco, effettivamente. Adesso quasi quasi non la spoglio, però, perché effettivamente dovrei togliere anche questo e non ho idea se riuscirò a rimetterlo. Vabbè che effettivamente devo spogliarla per comunque rifarle i capelli, quindi va bene, ok, togliamo. Spero di riuscire a rimetterlo dopo. Ok, così. E togliamole il vestito, denudiamola, che così vi faccio vedere le articolazioni. Non so in che anno è uscita sta bambola. Vabbè, ve lo scriverò qua da qualche parte. Allora, poi queste scarpe così molto semplici, ma la cosa che mi ha fatto gridare, vabbè, poi le ginocchia così piegabili, come dovevo anche magari tenerle un po' le gambe perché le ho un po' storte le gambe, dovrò e macchiate. Un po' macchiate di verde, ma quella è colpa del vestito, vabbè. Poi ha. Aspettate che le copro il seno perché non si sa mai. Perché qua YouTube, cioè. Poi ha il braccio solito, quello tutto piegabile. Ma la cosa che mi ha fatto dire: oh mio Dio, perché il Disney Store non fa più le bambole così? Sono questi piedi. Guardate. Si possono piegare, ragazzi, questi piedi hanno un'articolazione. Ok, io non mi ricordo se non mi ricordo se le bambole. Aspettate, allora. Che mi sembra che pure le, però non sono sicura, non credo. Allora, first Elsa doll. No, perché allora, la bambola di Elsa. Ah, ecco. Ah,
Sì, anche le bambole di Elsa e Anna, le prime, avevano questo tipo di corpo. Poi dopo, boh, cioè io non ho capito perché lo fanno solo con magari le prime uscite, forse anche quelle dopo, perché mi ricordo di aver preso un'Anna che però credo fosse una seconda edizione che però aveva lo stesso corpo, cioè con questo tipo di articolazione, con l'articolazione al ginocchio che non è una delle migliori, diciamo, ecco, e quella al piede. Quindi un po' più articolate rispetto a quelle che fanno adesso, perché cioè a me va bene il piede piatto. Ma datemi la possibilità di mettere anche delle scarpe col tacco. Cioè, fatele di nuovo così, caro Disney Store. Vabbè che, cioè, figuriamoci se lo fanno. Figuriamoci se lo fanno. Io sarei anche disposta a pagarle un po' di più, purché. Comunque, mi piace molto. È veramente bella. Magari dovrei provare a prendere. Dovrei provare a prendere Merida nuova di quelle con le confezioni. Aspettate che ecco, ingrandisco. Vedete lì? Ah, guardate cosa c'è lì! Vabbè, basta. Sì, potete anche odiarmi, se volete. vabbè. Potrei anche provare a prendere una Merida di quelle nuove, magari per fare un confronto. Anche se non è che. Aspettate che guardo sullo shop Disney. Allora, c'è una bambola di Cenerentola, del Walt Disney World, edizione limitata, 140 euro, che probabilmente è uscita martedì scorso e è ancora lì, a 140 euro. Bene, fosse almeno carina. Vabbè, lasciamo perdere adesso, vediamo. Merida. Allora, sì, ah, ecco, infatti, sì, quelle con le scatole, no, carina, però sì, ha questo disegno in più in fondo, che lo mettono per ogni bambola nuova, mettono un disegno tipo ricamo in fondo al vestito, che non c'entra molto perché c'è il vestito così. È giusto perché era verde e basta, non aveva nient'altro. Che non so, forse glielo rifaccio perché quello lì, vabbè, è bello, fatto bene, però la stoffa non è proprio giusta. No, dai, questa qui è carina, però no, forse non la prendo. Non credo di prenderla. Poi c'è una spazzola. Che cavolo c'entra? Una spazzola con un castello che mi sa che sarà. Boh, non lo so. Piedi piatti come al solito, che vabbè, in questo caso vanno anche bene. Non lo so. Magari la prendo, però no, no, perché ho già questa. No, 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 perché già vedo che cioè, non ne vale la pena, non ne vale davvero la pena. Sì, non ho ancora capito perché anche sugli altri, tipo anche su quello dell'animator ci fanno sempre un disegnino in fondo. Vabbè. E anche quello
Costume di carnevale, vabbè. Beh, vabbè, forse sì, per distinguerla dalla prima, perché la prima è sempre speciale. La prima è sempre speciale. Bene, ok, sono 26 minuti, wow, ok, bello, come al mio solito parlo. Va bene, ok, allora, alla prossima, ciao!